Super Mario Bros. Wonder è forse il primo gioco principale di Mario pensato per essere stupefacente. Già dal titolo Wonder promette infatti di meravigliare e sorprendere, spiazzando quindi anche i fan più appassionati con trovate del tutto imprevedibili. Ma cosa accadrebbe se una serie che si avvia verso i 40 anni decidesse all'improvviso di cambiare le regole che sono diventate un linguaggio universale? Beh, alla Gamescom 2023 abbiamo avuto l'opportunità di provare quello che almeno sulla carta potrebbe essere uno dei Mario 2D più interessanti e assurdi mai arrivati su una console Nintendo. Seguiteci quindi, perché ve ne racconteremo delle belle. Nonostante voglia essere un episodio fuori dalle righe, Super Mario Bros. Wonder inizia da una premessa decisamente familiare. Bowser, sì, sempre lui, ha infatti deciso di conquistare un regno e sottomettere i suoi abitanti. Evidentemente però le batoste prese da Mario negli anni devono aver avuto effetto, perché stavolta anziché prendere di mira Peach il regno dei funghi, il re dei Koopa ha deciso invece di invadere il confinante regno dei fiori e spodestare così il principe Florian. Il leader del reame si intravede infatti nelle immagini promozionali del gioco e alle sembianze di un buffo vermetto verde. In più, secondo una teoria che circola online, sarebbe anche un rimando a un vecchio anime di Mario del 1986. Senza grossi colpi di scena, Mario, Luigi e i loro amici dovranno quindi attraversare il Regno dei Fiori per cacciare via Bowser dal castello di Florian. Il Regno dei Fiori e quello dei funghi hanno molte cose in comune, ma già avviando il primo livello si nota qualcosa di insolito. Esattamente come nell'originale Super Mario Bros., il primo nemico che si incontra appena iniziato il gioco è un Goomba. Peccato solo che stavolta lo si trovi intento a sonnecchiare. Lo si può quindi superare con un bel salto, si può strisciare nel tubo sotto di lui, oppure si può approfittare del suo riposino per godersi un attimo lo splendido panorama. Super Mario Bros. Wonder è infatti un carnevale di colori, animazioni e di piccoli dettagli, dagli elementi più vicini allo schermo fino all'ultimo livello del fondale. In primissimo piano ci sono fiori e piante sfocate, mentre pulviscoli e foglie mosse dal vento rendono l'immagine più dinamica e vibrante di quanto lo sia mai stata in un altro Mario 2D. E fanno ancora di meglio le animazioni dei personaggi e dei nemici. Da Mario e Luigi, Daisy e Peach fino all'ultimo dei Goomba, i volti dei personaggi possono esprimere allegria, determinazione, ma anche spavento e curiosità. Quando corrono a tutta velocità, si accovacciano, raccolgono un power-up o sbucano da un tubo verde, poi le loro animazioni sono molto più esagerate e vivace. In Wonder sarà possibile scegliere tra 7 personaggi standard, ovvero Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad giallo, Toad blu e Toadette. A questi si aggiungono poi 4 Yoshi di colori diversi e Ruboniglio. A differenza di altri episodi del passato, stavolta tutti i personaggi avranno le stesse abilità nella corsa e nel salto. Luigi non salterà più in alto di Mario, mentre Toad non correrà più veloce di Peach. Tutti avranno quindi le stesse caratteristiche e saranno tutti dotati dell'ormai immancabile giravolta a mezz'aria, ma un sistema di spille sbloccabili consentirà di equipaggiare anche una singola tecnica aggiuntiva. Ad esempio, sarà possibile affrontare una sfida e ottenere la spilla che dà a Mario e compagni la capacità di saltare sulle pareti. Un'altra spilla consentirà invece di eseguire un salto all'indietro simile a quello di Super Mario 64, mentre un'altra ancora di saltare più in alto come solitamente fa Luigi. Ci sono tuttavia anche spille che conferiscono bonus particolari, come monete extra quando si sconfiggono i nemici, oppure la possibilità di iniziare un livello con un super fungo. Ed è un'idea niente male, perché da un lato permette di rigiocare livelli vecchi con abilità completamente diverse, ma dall'altro consente anche di usare il proprio personaggio preferito ed assegnargli la tecnica che più fa comodo. E parlando di abilità, non sarebbe un Super Mario senza una ricca carrellata di power-up e trasformazioni, e per l'occorrenza Nintendo sembra aver creato un buon mix di potenziamenti classici e oggetti del tutto nuovi. Durante la breve demo alla Gamescom abbiamo infatti trovato power-up classici come il Super Fungo e il Fiore di Fuoco, ma c'era anche un fiore viola che permette di sparare bolle, un cappello trivella che protegge dai colpi alla testa e soprattutto permette al personaggio di scavare nel terreno e spostarsi sottoterra o sul soffitto, magari per prendere di sorpresa un nemico, rompere dei blocchi durissimi o sgusciare attraverso percorsi sotterranei. E sì, poi c'era lui, il più letterale degli elefanti nella stanza. A meno che Nintendo non abbia tenuto il segreto su qualcosa di ancora più ingombrante, il power-up che trasforma Mario e compagni in elefanti sarà con buone probabilità il potenziamento più caratterizzante di Super Mario Bros. Wonder e per certi versi anche uno dei più anomali della serie. Se ci pensate, infatti, trasformazioni come quella in tanuki, rana, gatto, pinguino e ape sono sempre state mostrate come dei bizzarri costumi. E fatta eccezione per le trasmutazioni di Super Mario Odyssey, è stato raro vedere Mario prendere completamente le sembianze di un animale.
In questo caso, invece, la cricca del regno dei funghi assume un aspetto animale dalla testa ai piedi, guadagnando così una forza notevole e anche nuove abilità. E così, una volta trasformato in elefante, Mario può usare la sua proboscide per colpire i nemici, rompere blocchi o magari respingere proiettili in arrivo. E sempre con la proboscide può anche raccogliere e conservare l'acqua presso alcune fontane e pozze d'acqua, spruzzandola poi all'occorrenza per stordire i nemici o annaffiare parti del livello in cambio di monete. I livelli del primo mondo ci sono sembrati molto generosi nel dispensare questo nuovo power-up, ma a giudicare dal poco che si è visto, i biomi successivi dovrebbero fare affidamento anche su altri potenziamenti e abilità. Insomma, per farla breve, non dovrebbe esserci il rischio di passare troppo tempo nei panni di un elefante. Ad ogni modo, non tutti i personaggi potranno usare i power-up. Yoshi e Ruboniglio infatti non possono trasformarsi, ma in compenso non ricevono nemmeno danno dai nemici. Sono insomma avatar pensati per i più piccoli o per chi vuole un'esperienza molto più semplice. In più, una caratteristica di Yoshi rimane quella di poter prendere in spalla uno degli altri giocatori così da aiutarlo a saltare più in alto o semplicemente a riposare i polpastrelli per qualche istante. Per passare da un livello all'altro di Super Mario Bros. Wonder ci si sposta attraverso una classica mappa del mondo. E accanto a ogni livello è indicato anche il grado di difficoltà assieme ai collezionabili raccolti e quelli ancora da scoprire. Nintendo promette poi che fin dal primo mondo saranno presenti inoltre alcuni livelli più ostici pensati per i giocatori navigati che vogliono subito una sfida interessante, e speriamo sia davvero così, visto che i pochi livelli mostrati finora erano tanto appariscenti quanto semplici. Per poter passare al mondo successivo non sarà inoltre necessario completare tutti i livelli di ciascun bioma, cosa che fa ben sperare nella presenza di scenari più difficili ma assolutamente facoltativi. Ai livelli più tradizionali si aggiungono poi una serie di sfide extra chiamate Break Time, che consistono in minuscoli stage molto particolari come dei piccoli snack o pillole di design da gustare al volo. Bene, finora abbiamo visto ambientazioni che tutto sommato non si allontanano molto dai classici livelli del Regno dei Funghi. Quando però si raccolgono i Wonder Flower, o Fiori Meraviglia in italiano, il nuovo Super Mario mostra davvero il suo carattere. Ogni livello nasconde infatti questo speciale fiore blu che trasforma lo scenario in un viaggio psichedelico. Il fondale comincia ad animarsi, lo schermo si deforma e si colora, mentre gli oggetti dello scenario prendono vita e sullo sfondo appaiono degli occhietti spiritati. Questa assurda parentesi psichedelica termina solo nel momento in cui il giocatore raccoglierà un seme meraviglia e a quel punto il livello tornerà alla normalità. A volte un Wonder Flower sarà in bella vista pronto per essere afferrato, altre volte invece sarà nascosto da qualche parte. In uno dei livelli che abbiamo provato bisognava per esempio farsi inseguire da un Bull Rush, una specie di toro furioso, fino a fargli distruggere un blocco che nascondeva proprio il Wonder Flower. Una volta raccolto il fiore, la terra ha cominciato a tremare, una mandria di Bull Rush imbestialiti ha trascinato tutti i giocatori su e giù per lo schermo fino a distruggere l'asta di fine livello e continuare in una porzione del tutto facoltativa dello scenario. Se non avessimo trovato quel fiore, niente di tutto questo sarebbe accaduto e il livello sarebbe terminato normalmente una volta raggiunta l'asta della bandierina. E momenti come questo non solo ricordano le famose Warp Zone e le piattaforme segrete del primo Super Mario Bros., ma aggiungono persino rigiocabilità agli stessi livelli che possono essere affrontati di nuovo sia per raccogliere tutti i collezionabili, sia per scoprire gli effetti psichedelici dei Wonder Flower. Allo stesso tempo però sembra evidente che molti dei livelli siano pensati proprio per ospitare gli assurdi effetti dei Wonder Flower e che invece, se affrontati normalmente, quegli stessi scenari possano presentare un design molto meno brillante. L'impressione è quindi che in Super Mario Bros. Wonder non basterà finire un livello e andare avanti, ma vorremmo raccogliere tutti i Wonder Flower nascosti per essere sicuri di non perderci nemmeno uno di questi piccoli e allucinanti spettacoli. Spettacoli che speriamo possano anche diventare ancora più assurdi andando avanti nel gioco. Non che siano mancate le sorprese, ovviamente, ma da un Super Mario che si pone l'obiettivo di meravigliare i fan, ci aspettiamo idee estetiche e di level design ancora più sorprendenti. Con Super Mario Bros. Wonder è stata ripensata quasi per intero l'esperienza multigiocatore vista in New Super Mario Bros. U. Nel precedente Super Mario 2D, infatti, i personaggi potevano ostacolarsi a vicenda, saltare l'uno sull'altro e soffiarsi i power-up sotto al naso. In Super Mario Bros. Wonder è invece tutto diverso. I personaggi si passano attraverso e non possono ostacolarsi né saltare l'uno sull'altro. I power-up inoltre sono condivisi e se ne possono conservare diversi, e lo stesso vale sia per le vite che per le monete raccolte. In più, rispetto a New Super Mario Bros. U, un'altra differenza sta nella gestione della telecamera. Quando infatti si gioca in multiplayer sulla stessa console, l'inquadratura si focalizza non sul giocatore numero 1, bensì su quello che ha saltato più in alto alla fine del livello precedente. Inoltre, se nel vecchio capitolo per Wii U e Switch la telecamera si allargava e si stringeva a seconda di quanto erano distanti i vari giocatori, in questo caso rimane invece fissa, spingendo quindi il gruppo a rimanere abbastanza compatto per tutta la durata del livello.
Certo, può capitare occasionalmente che qualcuno resti indietro o rimanga incastrato dietro qualche blocco, ma anche qualora un giocatore dovesse morire, il suo fantasma può svolazzare velocemente verso i suoi compagni in vita e gli basterà toccarne uno per riprendere a giocare. Diverso è invece il modo in cui funzioneranno le partite multiplayer online. In questo caso, infatti, attraverso dei dispositivi nella mappa del mondo potremo accedere a stanze che possono contenere fino a 12 giocatori. Tuttavia, non è detto che queste persone stiano giocando effettivamente assieme. Ciascuno potrebbe infatti trovarsi in un diverso punto della mappa, magari impegnati in livelli completamente differenti. Potremo quindi decidere di entrare in un livello in cui si trova già un'altra persona e magari provare a raggiungerla nel punto in cui si trova, oppure iniziare un livello assieme a un altro giocatore incontrato gironzolando per la mappa del mondo. In questo caso gli altri giocatori sono semi-trasparenti e il loro nome è indicato sul proprio personaggio. Qui, a differenza del multiplayer locale, non è necessario che i giocatori siano nella stessa schermata e anzi il bello sarà proprio incontrare per puro caso altre persone online. Oltre a comunicare attraverso un sistema di semplici emote, ci si può aiutare a vicenda posizionando nel livello delle sagome di cartone che raffigurano il proprio personaggio. E queste sagome hanno una sola utilità, ovvero far tornare in vita i fantasmi degli altri giocatori. In questo modo, anche se avete ormai finito il livello, un altro giocatore che entra in partita dopo di voi potrebbe trovare la sagoma che avete posizionato e magari usarla per tornare in vita. Super Mario Bros. Wonder sarà un Mario strano per mille motivi. È infatti il primo da tantissimi anni senza la voce di Charles Martinet e il capitolo 2D che rappresenterà forse l'ultimo grande Let's Go prima che Nintendo Switch passi il testimone alla prossima console Nintendo, ed è inoltre strano anche per via di tutte le assurde situazioni con cui promette di ribaltare il linguaggio e le regole tipiche della serie. E non è detto che abbandonare la vena competitiva e caotica del multiplayer di New Super Mario Bros. U si dimostrerà una decisione vincente, ma per il resto Wonder promette di essere un gioco decisamente più originale dell'episodio uscito 11 anni fa su Wii U. Speriamo solo che Nintendo non si trattenga e possa spingere quindi ancora di più di quanto visto finora sulla follia e l'imprevedibilità dei livelli. Voi cosa vi aspettate da questo nuovo Mario? Diteci la vostra nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace per farcelo sapere. Qui a fianco trovate ora dei suggerimenti interessanti e, come direbbe il buon vecchio Mario, see you later! Eh sì, alla prossima!